Io mi chiamo Brambilla Silvano, faccio diciamo, un'attività di calzature più che altro ormai oggi, la mia attività prevalente è il commercio, però ancora oggi riparo delle calzature. La mia età ha circa 70 anni, quindi mio padre sicuramente, anzi certo, lo dico per certo, che tutti questi attrezzi che vedete li ha usati e li ha strausati nella sua attività. Quindi adesso non so, il mio collega qui Fabio Benedetti Benedetti. di Lecco, vogliamo un attimino farvi capire cos'è la storia di un calzolaio, che attrezzi ha usato nella sua vita e come diciamo, vengono usati questi piccoli attrezzi, che magari guardandoli così non dicono niente, ma hanno, ognuno di questi ha un fine specifico per riparare o per fare una calzatura. Io sono Fabio Benedetti. Faccio calzolaio, ho iniziato da piccolo, cominciare a sentire l'odore del cuoio quando mio papà in bottega stava a lavorare con anche mia mamma che gli dava una mano e io da piccolo mi portava lì perché a casa non potevo stare da solo e passavo le ore, ho passato parecchie ore della mia infanzia nella bottega. Lui stendeva una lastra di cuoio per terra, poi con la sua giacca mi copriva e lì dormivo il Dormire. pomeriggio e dormivo sul cuoio e Bello, facevo delle belle e ti è entrato dormite. nel E da lì sangue. è entrato tutto nel DNA, cuoio, pelle, colla, solventi e tutto. E da lì ho cominciato. Mio papà si chiamava Antonio, andato a Lecco a imparare a fare il calzolaio fino a 18 anni, poi ha cominciato a casa sua, ha comprato la macchina lì da Singer a 18 anni, poi è andato militare, erano militare lui e suo papà e mio nonno. Dopo finito la guerra è venuto a casa, ha cominciato ancora a lavorare a casa propria, facendo scarpe e tutto. Invece io ho cominciato anch'io dopo scuola a imparare a fare il calzolaio e poi a 30 anni sono andato anche a fare il portalettere. Facevo postino e calzolaio, un banchin del calzolaio, sono il banchin del sciabattino. Al calzolaio, chiamavamo bagat. Praticamente, io ho sempre di qualsiasi suro che andavo da sciare da là, e lui sotto che andavo da sciare da là, perché permetteva. Poi dove si trovava a lavorare e ne voleva in due uscire, allora veniva stavo lì e tirava il cazzuolo. Dopo se che non c'era lavorare anche a che, mi parava il cazzotto. Questa è la tenaglia piatta per tirare giù la pelle e poi per mettere chiare dentro i chiodi quando la pelle era sotto. Facevamo così, mettevamo lì fino a che era proprio a posto tutta, poi qua c'era sotto il sottopiede di cuoio e dopo la cucivamo, poi qua con la lesna facevamo dentro il buco, mettevamo dentro lo spago fino a che avevamo cucito tutto. Mio nonno iniziò l'attività da calzolaio a fine anni 20. Da Camporeso si trasferì nell'attuale Ka della Russia. Da lì intraprese l'attività appunto di riparatore calzolaio, dapprima facendo proprio scarponi da montagna, come questo. Per esempio è un suo prodotto realizzato dell'epoca.
ai tempi, siccome il lavoro di calzolaio esigeva parecchio manodopera, si ausiliò di due ragazzi, i famosi garzoni di bottega, che lo aiutavano nel fare le cose primarie, come bagnare il cuoio, tagliare e preparare i pellami. Nella mia infanzia, mio nonno, la prima cosa che mi fece imparare è appunto cucire a mano, beh, non uno scarpone, perché all'età di 8 anni era abbastanza faticoso, però da prima una semplice ciabatta in cuoio, proprio bagnando il cuoio, mettendo questo attrezzo che è una lesna, poi impregnandolo di pece, facendo passare i due fili fuori dentro finché ottenere il prodotto, diciamo la cucitura finita, per arrivare il prodotto finito. Mio nonno faceva il calzolaio, ma io purtroppo non ho mai avuto la fortuna di vederlo, perché è morto che ero piccolissimo, e molto probabilmente questa cosa mi è rimasta dentro, e con l'andare degli anni l'ho riscoperta pian pianino, e niente, adesso dopo aver lavorato in fabbrica, dove facevo un lavoro che non mi soddisfava pieno, ho iniziato a lavorare il cuoio e la pelle, e dopo ho deciso di intraprendere questa attività come calzolaio, e ormai sono quasi 20 anni che faccio questo lavoro, e mi piace un casino, un sacco. Per fare un paio di scarpe si parte sempre da una forma di legno, da cui mettendo dello scotch e creando poi il disegno, tenendo conto della mezzaria e tutti i calcoli delle misure del piede, viene poi creato un cartamodello. In questo caso il cliente a cui sto realizzando queste scarpe ne ho già fatte altre paia, per cui quell'operazione lì non necessita in questo caso. Per cui parto direttamente dal cartamodello, che per realizzare questo paio di scarpe sono il davanti e il dietro, con i vari rinforzi che vanno poi messi fra la tomaia e la fodera. Scelgo la parte migliore della pelle per le varie parti della scarpa che devo tagliare, in base poi al punto dove devo montarla sulla scarpa. In questo caso sto cercando di guardare sempre il punto della pelle, che non sia troppo sul fianco, per evitare che dopo, cioè, diciamo che la pelle sul fianco è più debole rispetto a quella un pochettino più, quella in dentro, cioè più interna, per cui se evito di stare troppo sul bordo è meglio per avere una consistenza migliore del sottopiede, dell'intersuola. Questo è cuoio, sì, è cuoio vacchetta, non proprio cuoio da suola. Questa che sto tagliando è una spalla di mucca. Sto grattando il fiore della pelle, perché dopo in questo punto devo mettere della colla per far sì che abbia più tenuta. Devo togliere il fiore per far sì che aggrappi di più poi con l'incollatura. Adesso vado a segnare la mezzaria sul sottopiede o intersuola, perché poi mi servirà per il montaggio della tomaia. Andrò a tagliare i due contrafforti, uno per la punta e uno per il tallone. Sempre una grattatina per far sì che la colla aggrappi di più. Adesso andrò a smussare tutta questa parte per lasciare meno spessore, per far sì che poi all'interno della scarpa non dia fastidio, non dia noia. Praticamente adesso iniziamo la fase di assemblaggio della tomaia, mettendo i contrafforti uno sul tallone e uno sulla punta, tenendo sempre conto della mezzeria e le varie distanze per poi poter fare le cuciture. Questa è una fodera di maiale che
solitamente viene utilizzata per come foglia appunto per le scarpe. Solitamente nelle altre scarpe la fodera non viene mai incollata su tutta la tomaia, si incolla solo la parte iniziale, il resto rimane libera, però per un'esigenza del cliente l'ha voluta incollata per problemi suoi di calzata, diciamo. Adesso andrò a rettificare le piccole imperfezioni che sono rimaste durante il taglio con questa macchina che si chiama banco di filissaggio e questo che andrò a utilizzare io si chiama pomicino. Adesso andrò a colorare questa parte che si chiama costa per renderla un pochettino più lucida. Adesso andremo a cucire la tomaia nelle parti più esterne e qua dietro dove ho inserito il contraforte per evitare che si sposti poi durante la calzata e la durata della scarpa. Sto bloccando il filo della cucitura per evitare che si sfilacci poi col tempo, che partano dei punti. Stiamo mettendo degli occhiali in metallo per evitare che poi col tiraggio dei lacci la pelle non ceda, anche se in teoria non dovrebbe, però. Sto montando la tomaia sull'intersuola, mettendola dritta e in pari con l'altra, seguendo tutti i riferimenti che ho fatto precedentemente. È una fase un po' complicata perché adesso andrà tirata tutta la tomaia. Adesso andremo a cucire la scarpa, cioè la tomaia con l'intersuola o sottopiede, come meglio. Questo è uno spago intrecciato da 5 fili e ricoperto di una cera per far sì che duri di più nel tempo, per evitare che marcisca. Prendo 3 volte la lunghezza della cucitura che devo fare. Lo spago andremo a mettere a infilare l'ago, un ago su un'estremità e uno sull'altra. Ecco, completata la cucitura della scarpa, adesso andremo a tagliare i fili e poi andremo a montare la suola in cuoio, visto che il signore vuole una suola in cuoio anziché la gomma come la solita Clark. Dopo aver incollato e fatto asciugare la colla, adesso ho unito le due parti e adesso andrò a pressarle sotto la pressa per tenere unite poi le due parti tra la suola e l'intersuola.
ho fatto due anni la prima commerciale, dopo le elementari. E dopo non avevo voglia di studiare e ho cominciato qui con la ruota là, con l'acqua. Ho messo giù tutti gli ingranaggi, con le pulegge, le cinghie di cuoio. Facevamo andare due seghe a nastro, la pialla, la scavatrice, dopo la finitura sopra, poi la finitura in giro. Avevo qui con me nove uomini, ragazzi, ragazzotti e tre ragazze. Le ragazze facevano sui fiori, sugli zoccoli, sul tacco. Quindi mettevano il fiore, verniciavano tutti. E poi col pirografo li facevano prima. E dopo il fiore prendevano il smalto, lo facevano. Eravamo qua in 13 a far zoccoli, ne facevamo 1000 paia al giorno. Questo più o meno in che anno? Dopo guerra. Quando ho finito le scuole io, 47, 48, negli anni 50. E suo papà faceva già questo lavoro? Sì, lui ha fatto 3 anni la scuola dell'obbligo e 2 anni privato a Costa Masnaga e dopo è andato a imparare a Regolea. E quello lì non li faceva lui i zoccoli, li abbozzava, no? Andava in giro ai zoccolai a smassare di grosso, dopo li mettevano a seccare, facevano le pigne rotonde. Quanto tempo dovevano seccare? Voleva quasi 6 mesi. All'aperto? All'aperto. Perché se non erano essiccati bene, dopo scoppiavano. E era il tempo della guerra del 15-18. A Vicenzo, Falzacurè, che più fuori del messo di zucchero, non c'è niente, perché è stato 10 anni che c'era miseria, no? Del 27, del 28 c'era una carestia, impara a fare i zoccoli. Allora prima si è messo in proprio, dopo aver imparato a smussarli di grotto. Dopo ho cominciato a prendere 2 o 3 uomini a finirli. Stavano lì seduti con... C'avevo anche, noi lo chiamavamo un bastino, legato qua. Di legno? Di legno. E si appoggiava lo zoccolo così, no? Lo tenevano nelle ginocchia così, e qui c'era il legno, frac. Il ferro? Sotto, sopra, in giro. Li finivano così. Piantavano un colpo secco sul tronco, come quello che c'è lì fuori. Sul ceppo. Li appoggiavano giù, pestavano giù tutto così e uno così. Ma non sbagliavano. Dopo così e così. E restava il pezzo da metterli a asciugare, a seccare. Eccoci qua alla preparazione della nostra tomaia. Una volta si tagliavano tutti col coltellino, con le sagome di cartone, adesso invece si prendono delle fustelle già di ferro con le varie forme e si tranciano con la nostra pressa.
questo caso faremo una tomaia incrociata color rosa, color salmone. Tagliamo i nostri 4 listelle. Ecco, tagliate i nostri 4 pezzettini di pelle. Mettiamo il rinforzino interno in termoplastica, il cotone termoplastica, che il nostro ferro da stiro facciamo aderire in modo che non cede la tomaia durante la calzata. Mettiamo la colla da entrambe le parti, abbondiamo un po' meno, siamo sicuri che non si scollano, anche dalla parte della fodera alla colla. Trascorsi i nostri 5 minuti, accoppiamo la fodera al pellame. Aderiamo la fodera, pressiamo un attimino. Adesso prendiamo la sagoma originale, la ritranciamo. Qua in questo caso abbiamo 4 tomaie che si intrecceranno tra di loro, di cui va fatto destro e sinistro per entrambi. Con questa, oltre ad essere intrecciata, la faremo anche agli stelli, intrecciata agli stelli. Adesso finite le nostre taglie, si va al reparto di montatura. Queste verrebbero montate così e intrecciate tra di loro, in questo caso sul legno flessibile. Intrecciamo la nostra tomaia per avere poi un prodotto alla fine come questo. In questo caso il legno flessibile e il sandaletto dietro. Una volta finito il processo di preparazione della tomaia, l'assemblaggio della tomaia, veniamo nel reparto dell'inchiodatura. Prendiamo la nostra graffettatrice, la carichiamo, puntiamo la tomaia sulla base dello zoccolo. Questo è uno zoccolo da uomo. Abbiamo già le tomaie tagliate per varie misure. Cambiamo la pistola, mettiamo quelle borchie di finitura. Questa macchina serve per montaggio dello zoccolo chiuso, il tipo sanitario che si usa negli ospedali. Si scaldano le forme d'alluminio, si inserisce lo zoccolo. Scaldando la pelle si dilata, dopodiché una volta caldina tiepidita il pellame si mette a pressione per dargli la sagoma. Ecco, tutto ciò si lascia 10 minuti, un quarto d'ora, in modo che si dilata bene la pelle. Ecco, queste sono le nostre sagome degli zoccoli. Adesso li acquistiamo già fatti. E sono fatti tutti di pioppo, tiglio, per essere ben leggeri. Ormai lo zoccolo non è più un bene di prima necessità, ma è di moda. Allora bisogna seguire la moda. Quest'anno vanno quei tacchi qua grossi, abbastanza bassi, e dopo c'è anche lo zoccolo che va molto flessibile, con un inserto in gomma, in modo che quando uno cammina flette, resta molto più morbido da portare, anche per chi non è abituato a mettere lo zoccolo rigido di legno. Mentre i pellami sono tutti di bovini, vari colori, ormai la moda ti impone tutti i colori, scamosciati, pelle satinate. Qui abbiamo una scarpa da uomo, una scarpa che ho risuolato, camminando l'usura così, la suola di cuoio iniziava a indebolirsi e il cliente sentire qualche sassolino sotto il piede. Allora si risuola la scarpa da uomo, viene tolta la suola consumata, viene fatta una dima in cuoio, poi il cuoio va lavorato, nel senso che va lasciato 7-8 ore in acqua per essere più malleabile,
per lavorarlo e per riuscire a fare l'increna. Una volta che abbiamo scarteggiato prima la scarpa e la suola di cuoio, incollata, viene applicata la scarpa e pronta per essere cucita. Per fare la cucitura bisogna creare un'increna, una sorta di intaglio in cui la cucitura viene messa nascosta in modo che camminando la cucitura non si consuma. Quindi adesso andiamo a fare l'increna. L'increna si fa con il coltello da calzolaio, coltelli affilati da bravi arrotini, e noi ogni tanto prendiamo, in dialetto la chiamano la côte, la preda, è un sasso, una pietra che usano anche i contadini per la ranza, per quando tagliano il fieno, per affilare le lame. Allora si bagna e si affila. E ora andiamo a fare l'increna. La cucitura rimane nel cuoio. Ed ora andiamo a chiudere l'interno della scarpa col sottopiede. Ora che abbiamo fatto la cucitura, abbiamo chiuso l'increna, la scarpa è pronta per la sgrossatura e rifinitura e la lucidatura. Andiamo con la cera all'acqua a tinteggiare la suola e il tacco. E lasciamo asciugare. Questa scarpa si scuciva, si apriva sul punto dove, quando facciamo il passo, dove lavora di più la suola. E l'abbiamo incollata, ovviamente solo la colla non può tenere perché tornerebbe ancora ad aprirsi e a scollare. Allora facciamo un pezzetto di cucitura a mano in modo che tenga. Per fare questa lavorazione ci aiutiamo anche con la forma di legno in modo che possiamo tenere ben salda la scarpa. Da prima prepariamo un'increna, un canalino, in modo che la cucitura dentro nel canalino non si consuma quando si usa la scarpa. Prendiamo da prima una matita, un abiro, e segniamo il punto dove deve essere fatta la cucitura.
Dopodiché prendiamo coltello da calzolaio e andiamo a incidere la suola. Prendiamo del filo resistente già cerato e prendiamo le setoline di acciaio che fungono da aghi. Andiamo ad annodarlo . Questo è un manettino in pelle che si mette sulla mano in modo quando andiamo a chiudere il punto va a riparare la mano. Iniziamo la cucitura con l'aiuto delle lesine. Una lesina per preparare il foro dove passerà il filo e mentre l'altra presenta all'interno un canalino in cui passa la setola d'acciaio. Ed ora cominciamo la cucitura eseguita a mano. Scarpa ben salda tra le gambe e la punta, diciamo nello sterno che una volta i calzolai, i vecchi calzolai lo chiamavano il buco da calzolaio, cioè una sorta di, per dire, una morsa, una cosa che teneva ben ferma la scarpa in modo che si potesse lavorare con, anche con le lame, i coltelli, così per non andare a rovinare la scarpa. Ora prendiamo la lesina . Fatto il foro . Ripassiamo con l'altra lesina col canalino e si va avanti punto per punto . Che l'abbiamo cucita in andata torniamo e così completiamo la cucitura . Non usiamo più la lesina per fare i fori perché sfruttiamo quelli che abbiamo fatto prima.
qui c'è del materiale in esubero, allora andiamo a rifilarlo col coltello. E andiamo a mettere i groppini. Il tacco è pronto per essere rifinito a macchina. Una nuova strada che si è aperta nel campo della calzolaria è la specializzazione e l'ottimizzazione in alcune discipline sportive, come le scarpe da running. La cucitura è stata sostituita dalle colle chimiche e dalla pressatura forte. In questo caso qui vediamo la scarpa come viene portata dal cliente, quindi molto liscia, necessita di una nuova suola grip. Viene tolta completamente la parte inferiore con la scaldatura, a volte se necessita anche con lampade a raggi UV, dopodiché viene incollata e dopo mezz'ora di asciugatura viene proprio pressata questo tipo di suola. Ora adesso vi faccio vedere come preparare un tacco da sostituire, che è stato consumato bene, perché sulla parte destra dietro si è consumato bene, questa signora cammina bene. Questi tacchi nuovi, moderni, diciamo moderni, ma ci sono più di 20 anni che li fanno, sono in plastica e hanno questi punti, questi fori dove entra questo tassellino. E questo tassellino io lo recupero per stabilizzare il chiodo che metterò in un secondo tempo al tacco. Si tolgono questi piccolini, si rimettono al loro posto. Poi si passa a rifare il tacco. In questo tacco va rifatto e sostituito. Io le ricavo da una gomma grande intera. Si prende la colla e si incollano sotto i tacchi che ho appena preparato. Quando toccandola non appiccica più, è pronta per essere incollata. È stata incollata da due le parti, si ravviva e riparte. Iniziato nel 48, l'attività dei miei papà, mio papà e mia mamma si sono sposati in quell'anno e hanno cominciato a fare, perché all'inizio facevano un po' lui le scarpe, che erano più che altro scarpe da lavoro. Nel dopoguerra c'era tanta miseria, gli servivano più che altro scarpe di necessità, non tanto come oggi di moda o per sfizio. E da lì è nata questa sua attività, ha lasciato la Carniti dove lavorava e si è messo in proprio. Questi due sposini, chiamiamoli così, perché avevano meno di 30 anni entrambi, e hanno iniziato l'attività. Poi mio fratello del 48 ha seguito le orme di mio padre, ha seguito lui,
e con le riparazioni, con la vendita. Piano piano ho fatto questo negozietto qui accanto, piccolino, un pochettino più grande, adesso ne abbiamo un altro sulla statale. Tempo fa ne avevamo 5, adesso 2 li abbiamo chiusi, è sentito anche noi la crisi e andiamo avanti. Ora la terza generazione, mia figlia e il figlio di mio fratello continuano l'attività. Io ti daria un ciabattino, se non è ricco è buono per te. Un ciabattino che il tira in spaghetti, il gade il fesceto, mamma il veino. Io ti daria un sacrestano, se non è ricco è buono per te. Un sacrestano che il tira in campana, il gade il villano, mamma il veino. Io ti daria un contadino, se non è ricco è buono per te. Un contadino che il porta e guascia, il gade spregascio, mamma il veino. Io ti daria un filatore, se non è ricco è buono per te.